Ciao a tutti, dopo tantissimo tempo ci siamo ritrovati su Pokémon Marrow Merda 2 e il perché, non so, avevo tutte le altre serie da portare avanti, ma dato che si sono sfoltite abbastanza, possiamo andare avanti. Un piccolo riepilogo. Ok, Mister Enki, Quilavazi, Spyro, Wartortle. Non sono andato al... Un secondo, non so ancora chi sia il capo palestra, boh, lo scopriremo adesso. Siamo stati sulla MNA, quella là... Vediamo un po'. Paloro fine siamo di questa città, la gente lo stima e non capisco perché. Suppongo che Placido Mocchio ha il suo joystick, perché... non so da dove venga questa storia. Vabbè, affrontiamoli tutti, già che ci siamo. Ci scrive oggi un ragazzo che ce l'ha fatta, Bruno su 1000. Ma che... Ah, è vero, ecco perché siamo... Papa Pappo, che cazzo... Boh, vabbè, Pikachu che andiamo avanti. Ah, Fango Bomba, non sapevo di averla sbloccata. Un po' quanto... Mira se gli fa danno. Sì, a parte che Fango Bomba deriva, dato che Mister Enki è fatto di M, gli sparo la M direttamente. Tanto si riproduce all'infinito. Il mio mestiere è risolvere misteri del presente, del passato e del gerundio. Ma... Ha messo un dispositivo di allarme. Una volta trovato una... Cioè... battutine proprio da... Dov'è il martello che mi suicidio adesso? Questo cos'è? Vediamo. Melchiore. Siamo una fata babudoyu. No, grazie. No, grazie. Melchiore allenatore. Sand Slash. Derivato da... Sapete solo voi dove? No, sul serio, sapete dove è derivato? Il chitarrista dei Guns N' Roses. Madonna. Si vede che qua c'è una comicità proprio. Qui lava ti sta un po' degenerando. Usiamo un bracciere adesso che è sottovalutato. Però. Avevo uno di vita, se non lo uccidevo così. Ciuppa. No, grazie. Vediamo un po'. Non fai ridere, mi spiace. Che. Beh, deve essere sempre cattivo il nostro castano. Perché deve essere un nonno merda, quindi. Non ci sono problemi. Tu mi dici quello che devo fare e io lo faccio. Taci e cambia lavoro. Eseguo. Pino la lavatrice. Quagmire. No, adesso no, sul serio. Dov'è il martello? Anzi, no, c'è la finestra. Faccio prima a buttarmi giù. Ma Quagmire lo sapevo già, quindi sono anche abbastanza preparato. Zampillo, chissà di cosa. Quagmire, mi nascondi qualcosa? Profumino, chissà. No, profumino. Cloroformio. Ok, Spyro sale. È lo skit. Ma le due scritte le avevo già trovate, perché... Ma... è canto. E non dovrebbe farti addormentare, dovrebbe irritarti fino a farti sparare in testa. Fango sberla non ha effetto, per fortuna. Ah, già sveglio. Privazione. Non serve a niente. Ok, 400. Ebbe Pino la lavatrice. Vediamo un po' cosa mi dice. Cambio lavoro, fidati. Mago mal. Acqua, adesso... Ah, sì, qua devo farmi... Ah, già tirato uno? Vediamo un po'. Che cavolo, ah, vai a fan. Vabbè, andiamo avanti, tanto qua è tutto casuale. Si sta evolvendo, Mister Enki sta evolvendo. Ho levelato un pochino, sì. Ora vediamo cosa diventerà. Diventerà la super merda. Diventerà. Si è evoluto in merda man. Oh cavolo, è diventato un merda man. Vediamo un po' che stati. Però è fortissimo. È diventata la merda suprema. Tanfo, allontana Pokémon selvatici. Che Tanfo, vi rendete conto? Questo qua è il Pokémon OP. Altro che leggendari. Ho levellato, li ho tutti a livello 30, tranne merda, meno a livello 32. E si è evoluto anche Spyro. È diventato Jack Spyro. Sì, anche qua un gioco di parole. Andiamo avanti, vediamo un po' il capo palestra. Boy, ed è qui, sta all'interno del cuccolo e ci si diverte a bestia. Sono proprio Ruppino e invece la toppa. Lo sai, hai chiesto di te? Chi? Sto cazzo! Io faccio fatica a resistere alla tentazione. Paolo Ruffini vuole perdere, beh, spero. Electabuzz. Buzz, letteralmente. Sì, ho presente chi è. Non seguo Colorado, ma ho presente anch'io. Vediamo. Oh cavolo, è resistentissimo! Beh, ha imparato anche Fanghiglia. Resiste bene Electabuzz. Cavolo, se resiste bene. Beh, non potrei nulla contro un Quilavati sporco e ancora da lavare. Almeno spero che sia così. Sì, ce l'ha fatta. Ora, devo fare tutto di pila.
Johnny Bravo, ma perché? Perché Johnny Bravo? E Megapugno non ha... caso? Non a caso ha tirato un pugnaccio che... Vabbè, ce la farà Jack Spiro allora? Ce l'ha fatta sì. Con un'incoronata con la sua spada magica. Il nemico più potente, Joystick. Jack Spiro sta ciondolo... Ah, è vero, l'abilità ciondolo. Ciondolo, sì, ciondolo, che ne so. Non mi ricordo. Ha fatto un riduttore col joystick, ma perché? Ok. 600... Ah, già finito? È sconfitto e umiliato. Boia, c'è una fava così, eh? Non ho capito nulla. Voglio darti un consiglio. Smettila, fallo per te e per la tua dignità. Non fai ridere come regista, fai cagare. Mi sa, c'hai ragione, eh. Prendi questo. MT-34... Non ero mai stato in un gioco di Pokémon, riuscirò a rovinare anche questo? Forse. Ce l'hai anche tu? Cosa? Puppa! Divertente. Divertente. Punto. Facciamo Vortortle e Merdaman, però prima non è finito qui l'episodio, se no... Cosa faccio? 5 minuti. Andiamo... Torniamo a Post-It Town, che c'era un posticino da farvi vedere. Andiamo a Post-It Town, da... Come si chiama? Da Nido del Cuculo siamo arrivati fin qua, tutto a piedi. Tagliamo questo Pikachu, mi dispiace. Nel frattempo qualcuno era preso con YouTube. Io? Forse? Stupido YouTube, nessuno si caga i miei video. Guarda qui, 3 visualizzazioni. Di cui uno sono io. Gli altri due sono questi due idioti. Giglio! Quello là che non si muove. Dica, signore. Avevi detto che la soluzione era YouTube. Ma non funziona, signore. Deve conquistare il suo pubblico. Deve offrire contenuti sempre originali e... Stronzate! Guarda questi due quante visualizzazioni hanno. Yotobi, Dario Romoccia, Farke Matano, oppure Pantellas che fanno cagare. Ah no, i Pantella, se non avevo visto. Noi abbiamo un cazzo di fossile che controlla la mente. Dobbiamo appropriarci di questi bambocci e far sì che trasmettano i miei video. Ma signore, YouTube è una community libera, non può fare stronzate, YouTube sarà mio. Non so se lo stavo parlando, non so se lo dicevo con la mia personalità o con la personalità di Tonio Cartonio. Non cambiamo. C'è Chirogne. Scusa. Scusa, passavo di qui, mi hai visto tu, eh. Oggi la solita cipolla tagliata. Bolla, sì, cipolla contro una cipolla. Bolla, cipolla. E un altro principio di suicidio. Almeno questa cosa non era una rima. E mi ha anche paralizzato con Turtle. Nessuno può paralizzare un soldato con le pinne sopra il casco. Decorative. Wow. Per uno di vita. Sbarella. Smadonna ma non molla. Peccato. Ah, Belsf, quello di Plant vs Zombie, però sono ancora paralizzato. Oh, no, già andato giù, se fossero tutti così. Proprio andrei di lusso. Ma la cipolla non si fa mettere sotto così. Visto? Prossimo Gloom. Sì, Gloom strafatto. Spero sia così fatto da non vedere nemmeno che lo sto massacrando. Però il profumino lo fa lo stesso, eh. Quello è un effetto superficiale. Allora, quell'episodio finisce qui. La prossima volta andremo avanti. In questa zona non so ancora cosa ci sarà, perché qua i nomi cambiano tutti, quindi non posso permettervi niente di nomi. E comunque spero che il video vi sia piaciuto e spero che continuerete a seguire questa serie. Ciao a tutti!